Hai notizie del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha trovato noi, mentore. Stamane due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai Templari. No, noi non trattiamo con coloro che fanno leva sugli ostaggi. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. Forza! Sono gli animali più abbienti! È un piacere. C'è una ragione per i vostri modi brutti. Piccioli, questi ma certo, e ora vi aspetto. Dopo di voi. Da dove pensi che venga quello? Un altro mercenario. Ammetto che gli ottomani sono degli abili amministratori e che la città prospera come mai prima d'ora, nonostante il mondo. Costantinopoli, quella foglia corrotta e misera che i nostri padri hanno perduto. Sei qui, amico! Non potrai sfuggirci! Sei un uomo morto! Eccolo! Sì! Non si può! Andarmene da qui! Ho visto un mantello di quella cosa. Perché mi è tanto familiare? Voglio parlarvi! È stato Vali a farti questo? Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Sarà diretto lì ora.
10 questa settimana. Sei un soldato abile, Ezio, ma non potrai salvare questa città da solo. Ti seguirò dai tetti. Non dovresti essere qua su. Dovete fermarlo. Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua. Ma poi i turchi invasero la Valacchia. E voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia d'un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? La pace sia con te.